Volevo conquistare qualcuno con un dolce a base di cioccolato. C'è anche la banana dentro. Mousse di cioccolato fondente con banana caramellata. Che bontà. Non scappa, eh. L'avevo conquistata, ho conquistato. Vai, burro. Tuorli, solamente i tuorli. Due cimettine qui di menta, banana, zucchero, cioccolato fondente, delle uova di Pasqua, Isle. Approfittate il 5, il 6, il 7, sulle piazze italiane, 4.500 piazze, potete acquistare queste uova, che sono per l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Mi raccomando, aiutiamo la gente che c'ha bisogno. Prima cosa, a bagnomaria, non rischiate, mettete il cioccolato qui e lo fondiamo. Mi servono 300 grammi, quindi devo rompere un altro uovo. E poi la cosa che piace a tutti, non solo ai piccoli, ma anche ai grandi, fare questo. Grande. Quindi, 40 grammi, andiamo a occhio, anche se mo il mio amico che mi ha dato la ricetta, Renato Foscari, mi si arrabbierà. Qua siamo pasticceri, mica i cuochi, e fate come pare a voi. I pasticceri bisogna essere che siano, devono essere precisi. Lasciamola sciogliere a bagnomaria. Bagnomaria che significa? Acqua che non deve strabollire, deve sobbollire. E qui la cioccolata piano piano che si scioglie. Se volete facilitare ancora più l'operazione, tagliatela a pezzettini. Poi burro, ma morbido deve essere il burro. Vedete? Vedete? Morbido, così. Aggiungiamo lo zucchero, zacchere, e lo facciamo bene sciogliere. A me già mi piace, burro e zucchero già mi fanno impazzire. E incorporiamo il burro con lo zucchero, piano 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 piano, fino a quando non diventa una cremetta. Allora io faccio tutto a mano, perché le quantità sono piccole. Però se volete potete farlo anche con uno sbattitore. Ecco qui, vedete? Si è sciolto il burro, lo zucchero si è unito al burro, adesso i tuorli. Quindi, sentite la musichetta, bellissima. Questa è una compilation di Papic, fantastica, fantastica. Proprio questo qua è d'amore, d'amore proprio. Vado. Uno. E due. Incorporo tutto. Ci siamo. Pronto. E questo è pronto. Prima operazione. Seconda operazione. La panna. Prendiamo la coppetta fredda dal freezer e la panna fredda, non ghiacciata, fredda. Vedete com'è questa ciotola di metallo? Sarà più facile così montare la panna. Ah, buona. L'adoro la panna fresca, buonissima. E poi quando la montate a mano c'è un altro gusto, un altro sapore, più buona. Mo' vedrete quando la montiamo. Montando la panna fredda con contenitore freddo si monta prima, quindi anche a mano, e vi posso assicurare che montata a mano è un altro gusto. Poi fate così col dito, la fate subito assaggiare, è un'altra cosa, no? A me già mi fa il braccio, oddio, oddio. Vabbè, però ci insistiamo, dai. Che palla. Ma chi mi ha detto? Non potevo montarla con lo sbattitore. Ma è un altro gusto, vabbè, diciamo così, è vero, comunque è vero. Tutta sta palestra che serve, fa nuovo le braccia. Gli schizzi ovunque. Ci siamo! Ci siamo! Eccola qua, a schiuma da barba, così, vedete? Morbida. Vediamo un po' se è buona veramente. Buona. Senti un po', camera woman, senti se ti piace. Non gioco più, go più. Allora, panna montata, cioccolato fuso. Non troppo caldo, mi raccomando, non troppo caldo. Quindi col bagnomaria regolatevi con un fuoco medio. Adesso, altra cosa, la banana. Un po' di burro. Pulisco la banana. Oh, parliamoci chiari. Le banane sono buone e mature. No, la banana acerba proprio no. Poi tagliamo a dadini, zac zac. E incomincio a mettere qui dentro. Mamma mia, sentite il profumo. Aggiungo pochissimo zucchero. Che profumo! Basta. Ok, adesso le due coppe, perché siamo in due. Vado qui. Buonissimo. Senti che musica oggi, eh? Papic, sei un genio. Eh? Senti, sono quasi più belle degli originali. Metto la panna qui dentro al
l'uovo al burro, allo zucchero. E adesso vi faccio vedere come incorporiamo il tutto dal basso verso l'alto, piano piano, senza smontare la panna. Vedete? Fino a quando diventa tutto quanto omogeneo. E adesso a filo, piano piano, incorporiamo il cioccolato. Così, piano piano, piano piano, pulite bene. Ecco, qui serve una paletta con la mia, con il finale in silicone. Eccolo qui, perfetto, ci siamo. Oh. E adesso andiamo in frigo per circa un'oretta. È passata un'oretta. Eccolo qua, però ci abbiamo bisogno di qualcosa di croccante, qualcosa che scrocchia. Allora, io farei così, prenderei cioccolato questo qua che è avanzato, così abbiamo anche un'altra consistenza. Poi menta, anzi mentuccia, poi vado, assaggiamo? Allora devo andare giù in fondo, a prendere la banana. Che buono. Dai camera woman, faccio assaggiare pure a te, va. Allora, ragazzi, una bontà. Vi aspetto il 5, il 6, il 7. Dovete comprare queste uova per cortesia. Dobbiamo aiutare chi ha bisogno di noi. Io lo so, se mi seguite siete brave persone come me. Vi voglio bene, un abbraccio e buona Pasqua. Quanto è buono, fatela. Semplice, semplice. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.